cioè adesso sto parlando di una persona, l'altra persona che veniva con noi, che veniva con me a questo festival era proprio Ricky. Vabbè, Ricky lo posso nominare perché nel senso non, anzi lui, cioè, potrei anche interpellarlo, ma non mi va di farlo perché non ho voglia di tirarlo in mezzo a questa cosa. Perciò, niente. Si porta ste cose, facciamo serata, cazzi e mazzi, andiamo a sto festival, facciamo destri a destra e a sinistra, cazzi e cose, pigliamo cose, facciamo cose, cazzi e mazzi, torniamo, questa persona rimane qua a casa mia, torniamo di domenica, io lunedì non sono andato in negozio perché ero tutto devastato. Ho detto vabbè, minchia, prendo il lunedì per ripigliarmi e poi da martedì torniamo in carreggiata, lavoro, palestra, cazzi e cose. Il martedì vado al lavoro, lei dormiva, sono andato al lavoro, silenzio per non romperle i coglioni, pensa quanto sono babbo. Festival in Italia o all'estero? Festival. Comunque poi mi dici sì, Ricky, infatti anche per quello domani ti voglio chiamare, anche per quello domani ti voglio chiamare, cazzo. Il festival di cui parlo è quello che state sentendo adesso, è quello che state sentendo in sottofondo. Vabbè, niente, torniamo, appunto lunedì me lo prendo che siamo a casa, mi ripiglio, mangiamo due stronzate. Comunque abbiamo passato la giornata sul divano perché avevo bisogno di ripigliarmi le energie perché ero davvero a pezzi. Il martedì mi sveglio, tutto. La faccio decidere di sparare nel racconto. No, è ancora là, mi auguro che sia ancora là, nel senso non ho guardato, ma credo che sia ancora là. Finiamo, cioè martedì prendo, vado al lavoro e di tutta risposta. Mi sento, mi leggo messaggi di sta persona, tutta presa a male, che ce l'aveva tipo con me, cioè dicendomi che l'avevo lasciata da sola, che ero uno stronzo, cazzi e mazzi. Guarda che messaggio faccio. Cioè, nel senso, scusami se ho un lavoro e se c'è un'attività da portare avanti e se ho delle fottute responsabilità di merda. Cioè, nel senso, perdonami. Cioè, non è che volevo, non ti volevo lasciare a casa da sola, però sai, ho un lavoro, perciò sorry. E gli faccio, vabbè, comunque faccio tranqui, faccio, guarda, cerco di non chiudere a un orario estremamente tardo, non vado in palestra, cioè già che non vado in palestra per te, veramente minchia, tappeto rosso e le vergini che buttano i petali di rosa così. Faccio, non vado in palestra, vengo a casa, stiamo un po' insieme, mangiamo qualcosa e nel senso facciamo due chiacchiere, no? Così almeno non sei da sola. La sua risposta è stata, no, guarda, ho chiamato un mio amico, che è quello che poi mi ha minacciato, a cui poi arriveremo, che esce prima dal lavoro, cioè praticamente questo tizio ha un lavoro da dipendente là a Torino, e è uscito prima dal lavoro per prendere la macchina da Torino e venire a Milano a prenderla e poi tornare a Torino. Cioè, tipo, già l'aveva chiamato tipo da 40 minuti. Mi fa, tra mezz'ora è qua. Ora del telefono faccio, ma che cazzo stai dicendo? Io dicevo, scusami un secondo, cioè ti fa venire a prendere, cioè eravamo d'accordo che tipo lei sarebbe tornata tipo dopo un altro paio di giorni, invece si è presa così a male, si è andata in depressione da come si dice, da down di droghe, che praticamente è andata un attimino fuori e si è fatta venire a prendere. Sì, simpaticissimo Rachigno, simpaticissimo. 30 minuti da Torino a Milano. No, già l'aveva chiamato tipo da 40-50 minuti, perciò era già per strada da quasi un'ora sto tizio. E io non sapevo un cazzo. Cioè, del tipo che io arrivavo a casa, mi trovavo la casa aperta, nessuno in casa. Cioè, che cazzo pensavo, se non gli avessi scritto, probabilmente, bella Marco Marceno, buonasera.
se non gli avessi scritto probabilmente neanche l'avrei mai saputo. Arrivavo a casa e non trovavo un cazzo di nessuno, bella Matrix. Perciò un cazzo, niente, faccio, beh, che cazzo vuoi che ti dica, faccio, vai, sentiamo, che cazzo ti devo dire, cioè sono al lavoro, nel senso, sicuramente io non me ne vado dal lavoro e non manco sono dipendente, perciò non me ne vado dal lavoro per venire a casa a farti le coccole, vaffanculo, tanto ti stanno già venendo a prendere, già mi stava venendo una crisi di nervi, però me la sono tenuta. Faccio, va bene, dai, io ci sentiamo, fammi sapere quando torni. Ovviamente non mi ha mai fatto sapere quando era tornata, perché questa persona è così. E niente, praticamente torno a casa, io chiudo il negozio, la chat, me ne vado in palestra, fammi i cazzi miei, torno a casa, non mi fa sapere un cazzo, le scrivo, tutto a posto, sì, cazzi e cose, finché non mi chiede i soldi della bamba. Mi chiede i soldi delle due grammate che si era portata a Milano, quando io le avevo detto di non portarsi un cazzo. Cioè mi fa che voleva 140 euro per ste cose, e io mi sono messo a ridere, mi faccio, scusa, faccio, non funziona proprio in questo modo, faccio, io ti avevo esplicitamente detto di non portarti un cazzo quando, ma tu sei finito la bamba, chiaro, che cazzo me ne frega, cioè scusami un secondo, se io faccio una grigliata a casa mia e ti dico non portare niente, non portare da bere, perché ce n'è, cioè non gli avevo detto non portarti la bamba perché ce n'è, però ti dico non portarti da bere, non c'è bisogno, e tu porti da bere, cosa fai, te lo bevi da solo, cioè nel senso, e poi cosa fai, mi chiedi i soldi del vino, un po' too much, tant'è vero che faccio premeditato, che cosa, scusa, cosa premeditato, fatto sta che niente, allora, comunque porca troia, le caramelle poi te le porti indietro dove siamo più. Capito, esatto. Mi sono offerto cazzi. No, ma infatti. Se tu. Esatto. Perciò questo qua mi fa. Mi chiede i soldi. Quindi alla fine la minaccia era per i soldi. No, peggio, Carmi. Adesso ci arrivo, fatemici arrivare. Sto facendo tutto un preambolo prima di arrivare. Non pensavo che ci si usa di coca. Vabbè, minchia, me ne faccio due destri ogni tanto. Che cazzo me ne frega? Non ho mai nascosto a nessuno, mi sembra. Ho mai nascosto di farmi destri? Ha mai nascosto qualcuno di farmi destri? Non mi pare proprio. Non credo proprio. Perciò, nel senso, mi sembra un tossicodipendente. Io non mi sembro un tossicodipendente. Però, ma non eri mancino? Sì che sono mancino. Ah sì, no, ma io dico destri, ma uso la sinistra lo stesso. Sì, no, io uso la sinistra. Si dice destri perché tanti usano il destro. Però vabbè, raga, questi sono detti. Vabbè, se mi chiedeva la metà, ma nemmeno, io non ti ho detto di non chiedere, di non portare un cazzo. Perché tu non devi portare un cazzo. Quanto sta che mi chiedesti cazzo di soldi? Mi chiede sti cazzo di soldi in maniera anche piuttosto vaffanculo, Gino, sei un pirla. Mi chiede. Però sei sempre bello. Mi chiede sti cazzo di soldi, li faccio io, non ti do proprio un cazzo di niente. E che cosa fa? Iniziano ad arrivarmi messaggi dalla madre di questa. Non pensavo che tu pippassi. E invece, ogni tanto due destrelli me li faccio. Vaffanculo. Sto male, bella base, che cazzo, ciao Spa, come stai, Cristo? Niente, ma tu sai che cosa succede? Iniziano ad arrivarmi messaggi dalla mamma di questa persona. Dalla mamma. Dicendo che io sono in camera in hotel, gli faccio, ascolta, gli faccio, ma mi spieghi per favore tu e questo tizio che cazzo di rapporto avete, perché io ti conosco da 2 anni,
Ci siamo frequentati 6 mesi l'anno scorso, ci stiamo rivedendo da altri 6 mesi quest'anno. Faccio, io voglio capire che cazzo di rapporto hai con sta persona. Perché ti paga le cene? Perché ti paga qualsiasi cosa tu voglia e desideri e lui te la paga? Perché si toglie cose a se stesso per darle a te, porca puttana? Io devo capirla sta cosa. Mi fa che, dopo 2 anni che la conosco, mi fa che loro due, 6 anni fa, sono stati insieme qualche mese e che quando lei ha deciso di sfancularlo perché non provava quello che provava lui, lui ha accettato la cosa dicendole: va bene, mi fa bene questa cosa, basta che non mi abbandoni. Ok? Cioè del tipo, toh, questa è la mia dignità. Questa è la mia dignità, schiacciala e pippatela tutta, porco Dio. Capito? Perciò questo tizio si è fatto sfanculare da questa tizia dicendogli basta che non mi abbandoni. E praticamente gli sta facendo da zerbino. Ok? Povero cristiano, povero sfigato. Povero sfigato, porca troia. Ma di che cosa cazzo stiamo parlando? Cioè, ma secondo te io devo prendere, devo stare appresso a una tipa che ho frequentato, che sono stato insieme qualche mese, questa non mi vuole più, io ti dico basta che non mi abbandoni. Ma dove cazzo c'è la dignità, zio? Cioè, ma ce la stai facendo? Ce la stai facendo? Mica sei lo zerbino che c'è fuori dai conventi, tutto consumato, porca puttana. Ma di che cazzo stiamo parlando? Povero Cristo, povero coglione. Povero babbo di minchia, come dice Nick, Cristo di Dio. Vabbè, ma tu sai che io li così. Io faccio, ma scusami un secondo. Ma cioè, io e te ci conosciamo da 2 anni. E tu adesso mi dici questa cosa? Tu solo adesso mi dici questa cosa? Allora io ho ricollegato tutta la cosa che l'anno scorso ci frequentavamo, ma non potevamo dirlo in giro, perché se no, gnagnagnagnagnagna. E quest'anno, ma bella zen, porca di una merda, aspetta che ti sto mandando il link, Cristo di Dio. Allora. Ok. Falsità, solo falsità. Sto male. Sto aggiornando WhatsApp sul computer, adesso te lo dico. Beh, gliela fanno usare, nel senso, a quanto pare gliel'ha anche data, non è che non gliel'ha data. Niente, viene fuori che questi due cerebrolesi stavano insieme. Allora io ho capito perché l'anno scorso non potevo dire pubblicamente che frequentavo sta persona e quest'anno nemmeno. Cioè adesso capisco perché quando eravamo in determinati posti e c'era anche questo tizio, io non ti potevo neanche toccare con un dito e via dicendo. Perché lei comunque mi diceva: eh no, sai, lui è preso bene per me. Lui è preso bene per me. Perciò non vorrei farlo soffrire. E io faccio sì, dai, va bene. Ok, faccio finta di. Sono un utente comune, ancora per poco, caro Zen. Viene fuori sta stronzata. Perciò ho detto, adesso capisco perché quello sfigato di merda. Capisco perché quello sfigato di merda ti sta appresso. Io quando ero a casa ho anche capito il perché si fosse fatto Torino, Milano, Milano, Torino, senza nemmeno fermarsi per pisciare. Perciò Mercole entra, Ercole entra sempre. Perciò niente, questo è un piccolo spin-off. Tornando indietro, mi chiama sua madre, mi chiama sto tizio, mi rimanda messaggi sua madre dei peggiori. Mi viene una crisi di nervi e faccio ascolta, ero in fiera al lavoro allo stand. E faccio ascolta alla mamma di sta persona. Faccio adesso, esco a fumare una sigaretta, gli faccio ti chiamo, quando mi rispondi gli faccio siediti, gli faccio siediti perché non ti dirò cose belle, non ti dirò cose belle, faccio perché mi ha rotto il cazzo, io di passare per il pezzo di merda che si fa prestare i soldi da una donna per non ridarglieli, gli faccio non esiste al mondo, non esiste da nessuna fottutissima parte.
Chiamo la mamma di sta persona, mi risponde con tutta la pacatezza del mondo, perché ogni tanto i messaggi che mi arrivavano dal telefono di sua madre non me li mandava sua madre, me li mandava lei. Prendeva il telefono a sua madre e mi mandava i messaggi dal telefono di sua madre. Cioè, infatti, tante delle cose brutte che mi ha scritto me le ha scritte lei dal telefono di sua madre. E niente, gli faccio: ascolta, io posso immaginare che cosa ti abbia detto tua figlia. Faccio, ti avrò detto che mi ha prestato dei soldi, cazzi e mazzi, faccio, non ho bisogno che una donna mi presti i soldi. Faccio, piuttosto che farmi prestare i soldi da una donna, vado a chiedere l'elemosina col gatto in stazione centrale, porco Dio. Faccio, non esiste al mondo che mi faccio prestare i soldi da una tipa. Mi faccio, vuoi sapere perché tua figlia dice che io le devo dei soldi? Gli faccio, vuoi che io sia esplicito? Mi fa, sì, Ercole. Fa, tu devi essere esplicito, perché io voglio sapere, cioè devo capire cosa sta succedendo. Gli faccio, ascolta, gli faccio, tua figlia ha un grandissimo problema. Gli faccio, il grandissimo problema di tua figlia si chiama Bamba. E faccio, meglio detta, cocaina. E faccio, tua figlia non riesce a non farsi come una merda. E faccio, si scassa quasi tutti i giorni. Tua figlia è depressa. E faccio, combatte la depressione con la coca. Che quando ti manda in app, stai bene, stai tutto a posto a Ferragosto. E faccio, dal momento in cui ti scende, vai a dormire. Dormi 12-14 ore, ti svegli alle 3 del pomeriggio e sei ancora più depressa del giorno prima. E faccio, questo è il grande problema di... No vabbè, ma sei uno psicopatico. Ma sei uno psicopatico, che cazzo è successo? Twitch? Morens, sei uno psicopatico di merda. Bits to Morens 0888 apostrofo SCIR. Bonus bits unlocked. We added 450 more bits. Sono senza parole. Morens, sei uno psicopatico, grazie mille, porca puttana. Minchia, adesso mi metto a piangere. Cristo gesuita. Porca troia, grazie mille, razza di fuori di testa che non sei altro, cazzo. Mannaggia la dolorata confezione. Grazie mille, Cristo. E niente, sua madre ci rimane di merda. Sua madre ci rimane di merda, letteralmente mi fa... Ma che cazzo stai dicendo? Faccio, sì. Faccio, volevi che io fossi esplicito? Faccio, questo è quello che è successo. Io faccio, quando tua figlia è venuta da me per andare al festival, io gli avevo esplicitamente detto, già da una settimana, bella Lucky, ciao Lucia, buonasera bestia, come stai? Faccio, io già una settimana fa gli avevo esplicitamente detto di non portarsi in merda, di non portarsi in merda da Torino, perché è una roba che a me dà fastidio, che mi sta sul cazzo, come diventa quando pippa. Gli faccio, lei ha voluto portarsela lo stesso e adesso mi sta chiedendo i soldi di quella merda che si è portata a Milano. Faccio, io a tua figlia non gli devo proprio un cazzo, ma proprio un cazzo. Faccio, perciò io non ce l'ho con te, ovviamente. Faccio, so che la metà dei messaggi che mi hai scritto me li ha scritti lei dal tuo telefono. Tant'è vero che, bella Fieri, buonasera. Tant'è vero che lei, quando ha messo in mezzo sua mamma e che ha messo in mezzo quello sfigato del suo amico, che poi io gli ho scritto a lei, gli faccio, ma tu lo sai che se io parlo con tua mamma o con quel coglione, gli faccio, poi gli vomito addosso la verità, vero? Faccio, sai che funzionerà in questo modo? Faccio, perché non è che fotti con me non ci fotti manco per il cazzo, a meno che non sono io a fotterti. Allora lei, di tutta risposta, cosa ha preso? Mi ha bloccato dal telefono di sua madre, ma ha fatto, cioè, pensate l'idiozia di sto tizio. Questa è andata da sto tizio e gli ha detto di bloccarmi su Instagram e su WhatsApp, perché bella Gabri, grazie del centello, mannaggia la dolorata confezione. Bentornato ex Tomario. No Gino, la mamma di sta tizia è veramente un fiore, te lo giuro, un fiore di donna, porca puttana. Tant'è vero che mi fa, ma io non ce le voglio le drogate di merda in casa mia, fa, io questa la caccio di casa. Faccio, io non sono sicuramente io a dirti che cosa devi fare, ci mancherebbe altro. Se tu sua madre fai quello che cazzo vuoi, tu mi hai chiesto la verità, io ti ho detto la verità, ce n'è più nemmeno di passare per stronzo ai tuoi occhi, non mi andava. Perciò, ma Zen, ma perché non ti sento su Discord, scusa? Che mi stavo godendo. Ah, idolo, ti voglio bene, cazzo, mamma mia che giocatore.
niente, praticamente parlo con sua mamma, mi spiega, mi ringrazia addirittura, mi fa grazie per... Oh, bella game! Grazie di sti 2 mesi, animalo! Ma grazie mille! Il collirio, cazzo, me ne faccio del collirio? C'ho gli occhi rossi? Non c'ho gli occhi rossi. Io buttati una secchiata di collirio, zio cane lui. C'è gli occhi. Non c'ho gli occhi rossi. Stavo dicendo che appunto ha detto... Hai le borse agli occhi? Vabbè, sti cazzi, oh, minchia, c'ho quasi 40 anni, voglio, nel senso, me ne posso permettere. E tanto trombo lo stesso, guarda. Ma bella, Lucia, grazie del Prime, animalo, che idolo, cazzo, grazie mille. Ha detto a sto tizio sfigato di bloccarmi su WhatsApp e su Instagram, e questo subito, agli ordini, ok? E mi ha bloccato su Instagram e su WhatsApp. C'è una roba impressionante. Ma sto male. Ma bello, amore, insomma, grazie del sabone giftato alla tua signora. Ma che idolo. Ma grazie mille. Allora cosa faccio? Vedo che questo mi ha bloccato. Parlo con sua mamma e via dicendo. Prima che, cioè, una volta che ho parlato con sua mamma, poi mi ha richiamato sto tizio dicendomi che non avrei dovuto dire ste cose a sua mamma, non avrei dovuto fare dire cazzi e mazzi. Faccio, guarda, sinceramente di quello che devo fare, quello che devo fare lo decido io, nel senso non è che mi dici tu cosa devo o non devo fare. Faccio, sono stato messo in mezzo a una stronzata, hanno messo in mezzo sua mamma per recuperare dei soldi che non esistono, ha messo in mezzo te per delle stronzate, gli faccio, perciò non esiste al mondo. Questo convinto della ragione di sta tizia ha continuato a darmi contro finché non mi ha bloccato su Instagram e su WhatsApp. Una sera gli mando un messaggio, un cazzo di SMS di merda, perché poi questo, che io l'ho conosciuto, è anche una persona a cui tendenzialmente gli ho voluto bene, cioè mi dava fastidio che lei si approfittasse di lui facendosi pagare cene, aperitivi, cazzi e mazzi e intrallazzi. Cioè pensate che una volta, e poi c'è un altro tizio che gli manda il cash, c'è un altro tizio napoletano sposato con una fregna leggendaria che gli manda i soldi a lei per farsi, per comprarsi cose, no? Una volta che cosa ha fatto questa? Ha preso 120 euro di multa, ha scritto alla nonna, nonna, ho preso la multa, ha scritto allo sfigato, sfigato, ho preso la multa, ha scritto a quest'altro tizio sposato, ho preso la multa, perciò ha preso 120 euro di multa e si è presa 120 euro dalla nonna, 120 euro dallo sfigato e 120 euro dall'altro tizio. Cioè lei con una multa da 120 euro ne ha fatturati 360, ne ha pagati 120 e 240 se le è ficcati in culo. Cioè, spirito imprenditoriale di quelli proprio leggiadrerrimi, eh. Minchia, Ponzi levati dai coglioni proprio, scemo! Minchia, incredibile, porca troia! Cioè, devastante, sì, no, sì, se ne sarà spaccati nella nasca probabilmente, Max, esatto. Porca puttana! Cioè, minchia, quando mi ha raccontato sta roba io così. Allora gli faccio, ma perché me lo stai raccontando? Perché me lo stai raccontando? Cioè, non è un punto a tuo vantaggio che tu mi racconti una cosa del genere a me, visto che ci stiamo frequentando e compagnia bella. Non mi sembra un... A me la bamba era... Sì, la bamba era anche passabile, nel senso, ci stava pure. Però porca di una puttana, minchia, tracentri con un colpo, esatto, porca puttana. Cioè, è come se siamo in 4 a fare le raglie, io ne butto giù 4, mi faccio la mia, te lo passo a te, ti fai le altre 3. Io sono scivolato.
Porca troia! Devastante! Minchia, per già gli faccio, ma non mi raccontare ste robe, nel senso non. Non sono cose belle da raccontare alla persona che dice di provare dei sentimenti per te. Diciamo che probabilmente potresti anche spegnerli o qualcosa del genere, non lo so, la butto lì, eh? La butto lì. Vabbè, niente. Mando. Siccome aveva messo in mezzo pure sto tizio, già gliel'avevo parlato con sua mamma. E siccome io a me di questo tizio un pochino mi dispiaceva, perché nel senso, cioè, vedo questo tizio che gli paga, come si dice, gli paga cene, gli paga aperitivi, gli paga cazzi e mazzi, e alla fine me la chiavavo io, perciò, cazzo, un po' dispiace, no? Perché dici, porca puttana, cioè, cazzo, sei una bella persona, sei piacevole, sei simpatico, mica stai appresso a una tizia che oltre a essere una cazzo di tossica, manco te la chiavi, e ogni volta che viene a Milano l'accompagni in stazione per venire a pigliare il treno, minchia, gli fai tutte le storie, gli fai piacere per farla venire a Milano a pigliare il cazzo di un altro, mi sembra un po' too much. Perciò, dispiacendomi tanto per questo tizio, gli mando un messaggio e gli faccio, ascolta, faccio non so se ne eri al corrente, no, ti facevo raccontare tutto il buffo che ne sai, vabbè, magari sì, Zen, magari sì, non dico di no, per l'amor di Dio, ci mancherebbe altro, però diciamo che allora a questo punto sarebbe una stronzata, nel senso, sei una persona che ti dà il cazzo. Se una persona che ti dà il cazzo lì a Torino dalle tue parti, non ha senso che ti fai 150 km per venire a pigliare il cazzo a Milano, no? Cioè, nel senso, se frequento una persona qua a Milano con cui scopo e con cui sono appagato, non ho bisogno di farmi 150 km per andare a Torino a scoparmi un altro, almeno questo è il mio pensiero. E niente, scrivo a questo tizio, gli faccio... non so se ne sei al corrente, gli faccio immagino che tu non sei al corrente di sta cosa, gli faccio però quando la tua amica veniva, perché già a me mi era scesa, non avevo già più intenzione di vederla, gli faccio quando la tua amica veniva a Milano per beccarmi, faccio principalmente veniva a scopare, cioè non è che veniva qua a giocare a briscola, faccio, so che magari ti sei fatto il pensiero che veniva qui e giocavamo a Forza 4 o giocavamo a The Sims al computer, e faccio, però in realtà, cioè, se hai baciato quella bocca negli ultimi 6 mesi, probabilmente ti hai trovato qualche pelo del mio cazzo, cioè te lo dico giusto per metterti allerta da ste cose, perché sai, nel senso, comunque mi stai simpatico e mi sembra giusto dirtelo, no? Minchia, questo mi risponde, mi fa perché? Mi fa, pensi che non lo sapevo? Minchia, lì per lì ho detto, ho detto, bella cazzo, almeno lo sapeva, porca di una puttana, meno male, in realtà bugia, perché poi mi chiama che io stavo uscendo, cioè io stavo andando a farmi la doccia, perciò io ero in palestra da solo, palle al vento nello spogliatoio, questo mi chiama e inizia a dirmi cose cazzi e mazzi, dicendomi che io ero una merda, che io avevo tradito la sua fiducia, che io non ero un uomo d'onore, cazzi e mazzi, ha fatto tutti i ragionamenti alla Gomorra del cazzo, no? Faccio... Quando, come si dice, anche se portata la bamba, cosa? Quando io ho parlato con Zen di questa cosa, e gli faccio, Zen, io vorrei avvertire il tizio, cioè vorrei avvertire il tizio di sta cosa, perché comunque, nel senso, a me lui sta simpatico, è una brava persona, cazzi e cose, gli faccio, tu come la vedi? Perfino Zen mi fa, cioè quello è
è bello quello che vuoi fare, mi fa però occhio, ti faccio in che senso? Mi fa perché potresti avere anche la reazione opposta a quella che ti aspetti, e infatti tac, immediatamente proprio, lui si è messo a difenderla, lui si è messo a difenderla, ti sei mai, ma va, lui si è messo a difenderla, dando a me della merda, dicendomi che loro stanno ancora insieme, cioè, e io quando li ho visti non li ho mai nemmeno una fottuta volta visti scambiarsi un fottuto bacio, non li ho mai visti tenersi per mano una volta, l'unica cosa che gli ho visto condividere è stato il piatto. Perciò gli ho detto, no vabbè, ma mi stai pigliando per il culo, io faccio, ma come state ancora insieme? Cioè, ma come state ancora insieme? Faccio, ma che cazzo stai dicendo? Caldo, beh, chiaro. Faccio, grande Ricky, minchia, golosone. Faccio, ma come state ancora insieme? Faccio, ma che cazzo dici, scusa? Cioè, noi non abbiamo mai visti... Secondo te, io mi faccio tutti sti sbatti, gli offro cene, cazzi e mazzi, per niente. Da come la raccontava lei, sì, era sì, mi ha detto che eravate amici, che siete stati insieme qualche mese, 6 anni fa, e che tu non ti fai una chiavata da quando vi siete mollati, perché la rivorresti. Io faccio, minchia, faccio, zio, 6 anni di pugnette, comunque penso che inizi a farsi sentire. Perciò, nel senso, volevo avvertirti, così almeno magari sai, e vai a infilare il cazzo da qualche parte piuttosto che nel palmo della tua mano, no? È impazzito. Ah, io ti prendo, io ti scanno, ti faccio, ti disfo, io qualcosa ti devo fare per forza. Tu sei venuto a casa mia. Ti faccio, a casa mia? Faccio, ma guarda che io sono, cioè, io quando venivo a Torino andavo a scopare a casa sua, non a casa... Anche quella è casa mia, gli faccio, ma come cacchio quella è casa tua? Ma scusami, faccio, andavo a casa sua a scopare, mica andavo a casa tua a scoparmela, scusa, ma che te pare? Faccio, ma ti sembra? Tant'è vero che molte volte io andavo a casa di sta tizia e lui se l'è presa a male, perché mi fa, sei pure venuto qua a Torino e non mi hai neanche detto niente. Faccio, ma zio, cioè, nel senso, per quanto io ti possa voler bene, cioè, Venivo a Torino per scoparmi lei, a me che cazzo me ne frega di avvisare te, scusa. Cioè, nel senso, non è che siamo... Cioè, non è che vado al paese di Zen a scoparmi una, e allora sapendo che è il paese di Zen dico, minchia, Zen, oh, becchiamoci, oh, porco dici, ma sei fuori, cazzo! Cioè, nel senso, chi te sen cura? Andavo lì a scopare, facevo 2 o 3 giorni a chiavare ovunque, cioè, e poi me ne andavo a casa. Perché avrei dovuto avvisarti? Ma bella Blesk, grazie dei 7 mesi, animale! Che giocatore, grazie mille, bestia! E poi tutto il dito se l'è presa male, dicendomi che era una merda, che era un amico di merda, grazie mille. Aveva, bravo Zen. Mi tiene lì 40 minuti finché gli faccio... Ascolta. Faccio, siamo al telefono da 40 minuti. Io ho 40 minuti che sono negli spogliatoi con i coglioni al vento, perché stavo per entrare in doccia. Ti faccio, mi molli 10 minuti di merda che mi faccio una cazzo di doccia? Faccio, guarda, Sirena Fregna. Ancora, stavo al telefono altri 10 minuti, però nel senso, mi devo lavare, porco dinci. Mi vado a lavare, esco, torno a casa, ero qui al computer a cazzeggiare, che c'era la mia coinquilina che faceva avanti e indietro. E niente, mi richiama perché nel frattempo gli faccio, zio, faccio, guarda che domani e il giorno dopo sarebbe arrivato Zen, faccio, domani io faccio una live, faccio, questa la sdereno. Faccio, la sdereno male proprio. Ci faccio, perché mi ha rotto i coglioni. Mi ha rotto i coglioni di le stronzate a sputtanarmi con sua madre, a sputtanarmi con te, a mandare messaggi da sua madre, cazzi e mazzi. Faccio, mi ha rotto il cazzo. Perciò vaffanculo. Allora questo mi richiama, inizia a dirmi...
Ti hanno dato a giocare al PC. Ah, perché da Discord si vedeva quello che facevo, vero? Sì, immaginavo. E inizia a minacciarmi, a dirmi. Ah no, all'inizio. No, no, giocavo dal PC, non giocavo dall'Xbox. Giocavo da Xbox, dal Game Pass, ma giocavo. Non gioco dal computer. Fatto sta che niente. Inizia a farmi discorsi da uomo alfa. Inizia a farmi discorsi da uomo alfa perché mi dice sei una merda, cazzo e cose, gli faccio zio, ma bella champagne, buonasera bestia, come stai? Ho capito, ti dice da Xbox perché gioco dall'applicazione di Xbox Game Pass. È normale che ti dice che gioco da Xbox, in realtà sto giocando da computer, in realtà sto giocando da computer, non ce l'ho l'Xbox. Inizia a rompermi i coglioni sul fatto che io mi scopavo sta tizia. E gli faccio che era una merda, cazzo e cose, gli faccio zio. Io ti volevo semplicemente mettere allerta. Gli faccio adesso capisco che tu hai del risentimento nei miei confronti perché magari hai appoggiato la bocca dove io ho messo il cazzo. Gli faccio però, io volevo semplicemente avvisarti che stai frequentando una persona che ti prende per il culo. Gli faccio quella persona fa schifo. La sua risposta è stata, invece mi fa, perché? Mi fa, cos'è? Sei arrabbiato perché non ti vuole più? Ti faccio, no, no, non hai capito, faccio, sono io che non voglio più vedere lei. Ma mai più nella vita. Ma guarda, preferisco che mi venga un tumore piuttosto che rivedere quella stronza. Faccio, non me ne faccio un cazzo io di una donna di merda di quel tipo nella mia esistenza. Non me ne faccio proprio niente. Mi fa, cos'è? Sei invidioso? Fa, perché? Adesso a casa di chi è lei? Che era a casa sua. Gli faccio, zio, gli faccio, forse non ci siamo capiti. Gli faccio, ti ho detto che io quella persona non la voglio più vedere in vita mia. Gli faccio, e se è a casa tua? Gli faccio, sei veramente a casa tua? Dopo che mi dici che voi siete ancora insieme, ma che non potete dire di stare insieme? Gli faccio, dopo che è presa e se n'è venuta a Milano tipo 20 volte in 2 anni a pigliarsi il mio cazzo, e tu ce l'hai in casa. Gli faccio, chi è dei due il coglione? Fammi capire. Faccio, chi è il coglione dei due? Ma no, perché penso di avere un attimino un lapsus e qualcosa, devo aver perso il senso di determinate situazioni. Gli faccio, perciò, tienitela pure a casa. Faccio, tienitela pure a casa, di tienitela stretta. Faccio, mi raccomando, tienitela stretta che servirà tanto, eh. Faccio, porca puttana, faccio, continua a offrire le cene, continua a... Come mai hai voluto un chiarimento con lui visto che ti dava? Non mi odiava, io l'ho soltanto messo in guardia dal fatto che stava con una tizia tossica, tossica mentalmente e tossica fisicamente, che la prendeva per il culo. E lui di tutta risposta l'ha semplicemente difesa. Lui l'ha solo difesa. E quando io gli ho messo in mezzo sta roba, quando gli ho detto che avrei fatto sta live, via dicendo, lui mi ha detto le peggio cose. Mi ha detto che mi avrebbe tagliato a pezzi, mi ha detto che mi avrebbe fatto sbranare dal suo cane, mi ha detto che mi avrebbe fatto sparare, mi ha detto che mi avrebbe fatto qualsiasi cosa, che mi avrebbe fatto bruciare il negozio, cazzi e mazzi. Finché non gli faccio, zio, ma tu lo sai che 40 minuti che siamo stati al telefono prima e un'ora e mezza che siamo al telefono adesso, gli faccio, tu sai che io c'ho un'applicazione che mi registra le telefonate? Gli faccio, perciò sai che dopo le parole che hai detto, faccio se io vado in negozio domani con 2 litri di benzina e mi do fuoco da solo al negozio, faccio la colpa è tua lo stesso. Gli faccio, sei un coglione. Faccio, oltre che babbo di minchia e sfigato di merda che stai appressa con la tossica del cazzo, gli faccio, sei anche un babbo di minchia, perché te la sei messa in culo da solo. Io adesso che cosa ho fatto? Ti ho minacciato per allontanarti da... Ma vai, io già, ma chi se ne incula, porca troia! Ecco perché di che cazzo era quel tutto, quel coso del Don King, adesso te li ridò i soldi. Ah sì, per meritarselo se lo meritano di brutto. Fatto sta che, nel senso, io adesso ho dato questi file a 4 persone. Ho dato questi file a 4 persone, ce li ho anch'io, e ho dato ad altre 4 persone. Perché se dovesse succedermi da metti caso che questo babbo di minchia paga 4 tizi per venirmi a bucare, cioè nel senso non è che sono Iron Man, perciò per l'amor di Dio, cioè mi becchi di sorpresa, mi dai 4 lamate e mi lasci lì per terra. Perciò io ho queste 4 persone che hanno questi file, queste telefonate, dove se succede qualcosa a me,
se succede qualcosa al mio negozio, alla fine se la va a prendere in culo lui. Ma al 188%! Si è inculato da solo, esatto. Quando gli faccio sta roba, quando gli faccio quella che... guarda che c'è questa applicazione. Ah sì, c'è questa applicazione perché sei un infame. Cioè, non sono un infame, zio. Sono un infame. Intanto prego che ti ho avvertito che la tua pseudo fidanzata si piglia il cazzo degli altri a 150 km di distanza. Gli faccio in secondo luogo, non è una questione di infamità, è una questione di faccio, si chiama prevenzione. Faccio, oltretutto l'ho scaricata tu per tutt'altro motivo, perché l'ho scaricata un anno e mezzo fa. Però vabbè, ormai ce l'ho lì e mi registra le telefonate, sti cazzi, va bene così. E faccio, però c'è la tua voce che dice determinate cose. Faccio, perciò se succede qualcosa che concerne a quello che tu hai detto, faccio, sei fottuto. Sei fottutissimamente fottuto. Cioè, perciò di che cazzo stiamo parlando? Porca puttana, c'è la fiera del porcino di merda al tuo cazzo di paese di merda là a Torino. Ma c'è mai la fiera dei porcini? Non ci scassare il cazzo, no? Porco Dio. Ma c'è minchia, portati quella tossica di merda. Faccio, pagagli una cena a base di porcini e non c'arru un bro cazzo.